Benvenuti a questa video lezione sul genere giallo. Cominciamo subito. Che cos'è il genere giallo? Il giallo è un testo narrativo incentrato su crimine, che può essere un furto, un omicidio, un rapimento. C'è un investigatore che attraverso la raccolta e l'analisi di indizi risolve un enigma apparentemente irrisolvibile e smaschera il colpevole. Quali sono i personaggi? Ci sono dei personaggi fissi, l'investigatore, che è un detective, un poliziotto, e può essere un uomo, una donna o anche un ragazzo, e che è dotato di astuzia, di intuito e di intelligenza eccezionale. Poi abbiamo la vittima, che è colui o colei che subisce le conseguenze del crimine, ed infine il colpevole, cioè colui che ha commesso il crimine. E poi ci sono vari personaggi secondari. Ma perché si dice genere giallo? In Italia il termine giallo quindi indica il genere poliziesco. Da dove trae origine questo nome? Deriva dal colore della copertina di una serie pubblicata dall'editore Arnoldo Mondadori a partire dal 1929, una collana di libri tascabili che ebbe una grande diffusione. Qual è la struttura del genere giallo? È una struttura rigida che è divisa in quattro momenti, cioè un'introduzione, una situazione iniziale, lo sviluppo e la risoluzione del caso. Come al solito andiamo a vederli ad una. L'introduzione è caratterizzata dalla presentazione dei personaggi, come abbiamo detto prima, e dall'ambientazione, che può essere un luogo aperto, un luogo chiuso, e argomento su cui l'ambientazione, che può essere un luogo aperto o un luogo chiuso, ma per quanto riguarda l'ambiente ne riparleremo più avanti. La situazione iniziale è il momento in cui si scopre un crimine, come dicevamo, un furto, un rapimento, un omicidio, che sembra un enigma inspiegabile e misterioso. Lo sviluppo corrisponde all'indagine. Cosa fa l'investigatore? Raccoglie indizi, ascolta i testimoni, verifica gli alibi dei sospettati e segue diverse piste, scartando quelle false. Ed infine la soluzione del caso. L'investigatore ricostruisce il movente, cioè la causa, il motivo del crimine, illustra la dinamica, i vari fatti di come si è svolto questo crimine ed infine smaschera il colpevole. Passiamo ora al tempo e al luogo. Il tempo può essere indicato in maniera diretta e chiara, quindi esplicitando le date, oppure può essere indicato in modo indiretto, cioè attraverso degli elementi presenti nel testo, come avvenimenti storici, attraverso degli oggetti o dei mezzi di trasporto. È ovvio che se si parla di carrozze e non di auto, sappiamo già in quale epoca si sta sviluppando la storia, abitudini, abbigliamento. Per quanto riguarda il luogo, è un elemento fondamentale. Può essere reale oppure verosimile. Può essere un luogo all'aperto, al chiuso, circoscritto, cioè delimitato entro una certa zona, ed è comunque fondamentale per la ricerca di prove e di indizi. Vediamo ora alcune parole del giallo, il lessico. Il crimine è il reato commesso, cioè il delitto, il rapimento, il furto. Il movente è il motivo o la causa del crimine. L'alibi è la prova dell'estraneità al crimine, vale a dire che se c'è un sospettato e il delitto è avvenuto a mezzanotte di sabato, viene chiesto al sospettato di fornire delle prove concrete che dimostrino che a quell'ora lui stava facendo altro, era in un altro luogo e con altre persone. L'indiziato è appunto il sospettato, che può essere anche più di uno, di questo crimine. Il testimone è colui che assiste, ha assistito o è a conoscenza di un fatto che riguarda il crimine. La pista è la linea d'indagine, cioè la serie di indizi che segue un investigatore. L'indizio è l'elemento che fa supporre la colpevolezza di una persona.
Ed infine la prova è un oggetto, un'argomentazione o un fatto che dimostra la veridicità di un'accusa o di un sospetto. Passiamo ora alle tecniche narrative, il linguaggio e lo stile del genere giallo. Qual è l'obiettivo di questo genere? Ovviamente il coinvolgimento del lettore, e quindi per coinvolgerlo vengono usate delle tecniche come per esempio la suspense, cioè imprevisti, colpi di scena, di solito il finale a sorpresa che deve essere comunque logico e credibile, anche se inaspettato. Il ritmo è rapido, incalzante, veloce. Le frasi sono brevi, dialoghi frequenti. L'ambiente, di preferenza vengono scelti luoghi circoscritti, questo per poter aiutare sia l'investigatore che il lettore ad individuare facilmente i sospettati. Per quanto riguarda il linguaggio, è molto semplice e diretto ed utilizza termini tecnici, quelli che abbiamo visto, alcuni dei quali abbiamo visto precedentemente. Per quanto riguarda la cronologia degli avvenimenti, di solito è alterata, cioè la favola e l'intreccio non coincidono, ci sono frequenti flashback. Ci sono diverse tipologie. Il giallo classico è quello che abbiamo analizzato finora, cioè le caratteristiche che abbiamo visto fino adesso sono quelle tipiche del giallo a enigma o deduttivo, che è incentrato sull'indagine. È un giallo in cui la logica e il ragionamento portano l'investigatore alla soluzione e il delitto è solitamente già avvenuto. Ma esistono anche altre tipologie di giallo, giallo d'azione o a suspense, e i suoi sottogeneri, cioè la spy story, il noir e il thriller. E adesso indaghiamo insieme e scopriamo le loro caratteristiche. Il giallo d'azione. L'obiettivo è quello di coinvolgere emotivamente il lettore. I crimini avvengono durante la narrazione e spesso il detective è in pericolo. La favola e l'intreccio coincidono, cioè il lettore segue quello che sta facendo il detective e le sue avventure in diretta. Gli obiettivi sono rintracciare il colpevole, seguendolo anche a costo della vita. Il detective di solito è un duro e spesso è tanto violento quanto il colpevole. Il ritmo è mozzafiato, il linguaggio è crudo, duro e le azioni sono violente. Vediamo ora i sottogeneri del giallo d'azione. Partiamo dalla spy story, che è solitamente un complotto spionistico, il thriller, che è caratterizzato da una tensione altissima, ed il noir, che si caratterizza perché ha atmosfere molto angoscianti e cupe. Tutti questi sottogeneri vogliono provocare nel lettore emozioni forti, con picchi di tensione e di ansia. Passiamo quindi agli autori. L'iniziatore del genere poliziesco è stato Edgar Allan Poe, che nei Delitti della Humor creò la prima figura letteraria di detective, che si chiamava Auguste Dupin. Il più celebre investigatore che conosciamo tutti è Sherlock Holmes, che nasce dalla penna di Sir Conan Doyle. La regina del giallo è Agatha Christie, che ha scritto dei romanzi con questi protagonisti ed è una giallista di fama mondiale e ha questi protagonisti, questa zittella inglese Miss Marple, oppure questo investigatore belga Hercule Poirot. Ricordiamo anche Georges Simenon ed Ellery Queen. Ellery Queen in realtà è lo pseudonimo di due scrittori. Per quanto riguarda il giallo d'azione, ricordiamo Raymond Chandler, che ha creato la figura di Philip Marlowe, investigatore. Ed infine, per quanto riguarda il giallo contemporaneo, citiamo scrittori come Stieg Larsson, Montalban, Michael Connelly, Dan Brown. Veniamo ora agli autori italiani. Il primo, ricordiamo, è Carlo Emilio Gadda,
che scrisse quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, e ricordiamo anche Leonardo Sciascia, che scrisse dei polizieschi che gli permettevano di affrontare anche delle riflessioni sulla criminalità organizzata. Ricordiamo Umberto Eco con il famoso libro Il nome della rosa e Gianrico Carofiglio. Infine, come non citare Andrea Camilleri e il suo popolarissimo commissario Montalbano. Ce ne sono ancora molti altri da scoprire, ma come li scopriremo? Li scopriremo leggendo. Bene, anche per questa lezione è tutto. Ci rivediamo alla prossima e mi raccomando, restate sintonizzati!